Presidente, con tutto l'affetto del mondo, ma ovviamente il voto del gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle a questo emendamento non può che essere negativo. No, veramente, ripeto, massima stima dei colleghi, ma il tram lungo via Cavour, come cercavo di descrivere nell'illustrazione del provvedimento, è un'opera molto molto importante. A, perché crea una connessione est-ovest tra la rete i tram 3 e 8, per capirci, i tram 5 e 14, 5 e 14, quindi crea un collegamento est-ovest senza passare per la stazione Termini, che sappiamo che è un nodo saturo, perché di fatto tutto il trasporto pubblico di Roma ad oggi gravita ancora sulla stazione Termini. Funge anche da connessione rapida tra i tram e la metropolitana B, fermando a Cavour, anche qui senza passando da Termini, perché già oggi chi utilizza le linee 5 e 14 che vengono dalla Prenestina, da Centocelle, può andare a prendere la linea B, ma si ferma a Termini, congestiona ancora di più Termini e va a prendere quelle linee in quel nodo di scambio. Andando a Cavour, chiaramente sta già tra l'altro un passo avanti verso il quartiere dell'Euro, verso Roma Sud, che sappiamo è un attrattore perché molte persone lavorano lì, c'è tanto direzionale, tanti uffici, e quindi, ripeto, ancora ribadisco ancora una volta questa funzione di alleggerimento del nodo di Termini e di scambio da una parte tra la parte est ed ovest della città e dall'altra tra la parte est e sud della città e connessione tra la rete tram e rete metropolitana. Ancora di più, anche qui vale il discorso che facevo per la TVA, il tram lungo via Cavour, no? È un'occasione straordinaria di riqualificazione. Oggi, se noi percorriamo via Cavour, via Giovanni Lanza, sono praticamente una specie di parcheggio incontrollato, neanche fossimo su veramente un parcheggio di scambio. Basti pensare all'area tra appunto via Giovanni Lanza e la stessa via dello Statuto, dove le automobili sono praticamente parcheggiate al centro della strada, con chiaramente anche un enorme pericolo per i pedoni, per chi transita in quelle strade. Il tram porta riqualificazione, porta rigenerazione, è vero si perde qualche posto auto, ma si ha un'infrastruttura efficiente di collegamento con il resto della città e si riqualifica una delle aree più preziose della nostra città, che oggi, ripeto, è una specie di asse di scorrimento molto ampio, molto incontrollato e che invece con un tram potrebbe tranquillamente rinascere. I tram, come tutto il trasporto pubblico, aumentando l'accessibilità, aumenta anche il valore di alcuni siti archeologici perché consente a più persone di arrivarci. Quindi, per queste ragioni, Presidente, il nostro voto non potrà che essere fermamente contrario.